il primo degli australopitechi ad essere scoperto fu l'Australopithecus africanus, di cui qui vediamo il cranio di una femmina adulta e invece qui vediamo il classico bambino di Taung, l'olotipo dell'Australopithecus africanus, che è stato descritto nel 1925 dal dottor Raymond Dart, antropologo e medico australiano che lavorava in quel periodo all'Università di Witwatersrand nei pressi di Johannesburg, in Sudafrica. L'Australopithecus africanus, bambino di Taung, che stiamo attualmente vivendo, è stato scoperto accidentalmente. Il cranio, l'endocranio e la mandibola di un bambino è stato scoperto nel 1924 durante una spedizione a Taung, Africa del Sud. Raymond Dart, professore all'Università di Witwatersrand a Johannesburg, studiò il fossile e pubblicò il bambino di Taung, come abbiamo detto, nel 1925 sotto il nome di Australopithecus africanus. Vedete che la dentatura è una dentatura umana. E invece il cranio, con un calco naturale del cervello, è ancora piccolo, con caratteristiche scimmiesche, ma il calco endocranico del cervello mostra già una certa asimmetria, tipica proprio degli uomini, con una zona frontale e prefrontale ben sviluppata e soprattutto la presenza di sutura metopica ancora aperta, ancora in via di saldatura in questo bambino che al momento della morte doveva avere circa 3 anni. Dagli studi eseguiti attraverso la tomografia assiale computerizzata, appunto sembra che la caratteristica evolutiva più importante, o una delle caratteristiche più importanti di questi Australopithecus africanus, fu proprio quella del ritardo nella sutura metopica, che come è noto è la sutura che unisce le due metà dell'osso frontale. Questa sutura rimane aperta per un buon periodo di tempo nei bambini e a quanto pare anche nell'Australopithecus africanus per permettere al cervello di potersi espandere. Invece si salda ben presto nei crani delle grandi scimmie. Vediamo qui attentamente le tracce all'interno delle orbite oculari degli artigli di probabilmente di un'aquila che uccise questo bambino circa 2 milioni e 700 mila, 3 milioni di anni fa. Ecco, successivamente poi nel 1947 il dottor Robert Broom, sempre in Sudafrica, trovò un adulto che battezzò proprio Plesianthropus transvalensis, Plesianthropus dal plesios anthropos, dal greco quasi uomo del Transvaal, oggi chiamato Australopithecus africanus. Sarebbe la forma adulta del bambino di Taung. Si tratta di una femmina
chiamata poi amichevolmente Miss Ples da Plesianthropus, e avendo un'età da 3,5 a 2,5, 2 milioni e mezzo di anni fa. Australopithecus africanus, la storia del bambino di Taung, di Raymond Dart, del dottor Robert Broom e delle prime forme australopitechine dell'evoluzione che poi portò al genere Homo.